non abbiamo dibattito e per così non abbiamo dibattito. È un guardo personale, il consigliere Puccio. Allora io, guardate, il primo atto, ovviamente, come dire, non ho nemmeno intenzione di replicare a tutto quello che ho sentito, quindi do delle mie informazioni, ma veramente senza nemmeno dare la dignità a chi ha parlato della replica, perché significherebbe riconoscere che io sto parlando. Un dato in via preliminare potrebbe notare, e lo chiedo al segretario generale, perché sulla votazione sarà brevissimo, dato che si parla di preferenze dei consiglieri assegnati al comune, nella misura in cui vota il sindaco, il numero dei consiglieri è 24 di 25. I due terzi, motivo per il quale ho offerto la disponibilità nella seconda battuta a fronte dell'adesione della maggioranza, non avrei fatto un errore così banale. Quindi nella misura in cui vota il sindaco, i due terzi dovrebbero essere 16,6 e da un anno 2017. Lo pongo come dubbio, l'esito era scontato e non era assolutamente un esito diciamo di facciata, ma è un esito di grande disponibilità seria alla candidatura del consigliere. Mi permetto di suggerire che a mio avviso questa votazione, così come è stata fatta, per i numeri non è valida. Tra l'altro mi permetto di dire che è inutile, visto che l'opposizione, a fronte di l'unica richiesta, cioè verificare, fare la maggioranza, il primo step della proposta, di caricare il voto. Quindi chiedo al segretario di verificare questo aspetto, che è sicuramente formale, ma che diventa, a mio avviso, sostanziale rispetto alla votazione, anche perché quella dei due terzi, anche nella razza della norma, è quella di garantire che alla votazione del presidente vi partecipi per dire due votazioni in opposizione. Se fosse un regolamento che invece il presidente lo fa votare solo la maggioranza, evidentemente meno anche due voti, grazie. Ma ho detto anche troppo, sono convinto che il segretario farà un approfondimento e ci darà gentilmente un rispondo, ma netto poi, ripeto, dell'esito scontato. Allora, però, Presidente, mi consenta che io non ho voluto, nel mio intervento precedente, io mi sono attenuto a capo all'ordine. Evidente, io ho spiegato, per me la campagna elettorale è finita. Ho anche detto che il suo ruolo, proprio perché deve essere di garanzia anche, anzi io dico soprattutto, dell'opposizione, lei lo deve gentilmente svolgere. Cercando di evitare la deriva, tra l'altro, degli interventi dei consiglieri, soprattutto quando questi poi cercano di innescare polemiche che inevitabilmente meritano un chiarimento, e ripeto, non una replica, ma un chiarimento. Vedete, io ho ereditato un paese fortemente indebitato, lo stesso che io lascerò purtroppo all'attuale sindaco, perché il debito che ha accumulato questo paese è un debito che si muove dagli anni 90, dove ci sono pendenze verso le quali io, nel fare gli auguri generici, in particolare li faccio al dottor Goffredi, che diciamo, del quale ricevo notizie estremamente positive, e questo mi garantisce, perché sono convinto che il dottor Goffredi potrà certificare quello che abbiamo detto, che sto dicendo io. Noi abbiamo ereditato questo pacchetto quando siamo stati a Roma dal dottor Verde, che era il responsabile della finanza, no? Così abbiamo dibattito. Questa manina così la doveva fare prima e io sarei stato.
alla presenza di Dio, non cito le cose, quindi le faccio i nomi delle persone che sono andate a Roma, dicono una situazione drammatica, se voi cassate il 40% a 10 anni, arrivava il momento nel quale ci sarebbe stata la stretta del tutto. Uomo del meridione che ha ottenuto straordinari successi nella vita, quello del dottor Berto, che mi diede proprio l'idea di perché bisognava essere orgogliosi di essere italiani, la riflessione del dottor Berto. E nelle righe della discussione che durò tanto in presenza sono superati una vita. Mi disse: sindaco, non creda che il senso e il dissenso sia la panacea di tutti i problemi, anzi, spesso diventa l'affosso del comune. Allora, faccia una cosa, proceda in modo da contenere, continuare a contenere come lei ha fatto le smesse, e ancora di più laddove è possibile, e questo abbiamo provato a fare, senza dichiarare il predissenso. Perché sapevamo che la dichiarazione di predissenso significava, sarebbe significato una mannaia per i cittadini. E tra mille difficoltà le stesse che troverete voi, perché non ho avuto il tempo di completare quel processo di bonifica di un ente fortemente indebitato, quello che io avevo già ereditato da altre amministrazioni e che avrebbe dovuto avere tempi lunghi come di domani e di concorso. E quindi in questo la mia piena solidarietà, ma dire che io ho trovato strade, ho trovato il parco Michelangelo, che ho ridotto al 20% la tariffa e che sono stato quello che ho aumentato la tariffa o che ho rinunciato al piano, ma non guardate, mi date un'importanza centrale. E invece io dico in onestà intellettuale, come la parola complessa, onestà intellettuale, noi abbiamo ereditato un pezzo di terreno del demanio, che è il parco di Milano, grazie all'intervento del sindaco ci abbiamo fatto, con l'aiuto di privati, la rescissione esterna degli interni di arredi urbani senza spendere un euro. Questo ha fatto l'amministrazione Fuggio. Cosa ha fatto l'amministrazione Fuggio sulle strade? Ha detto: guardate, vogliamo venderci 5 milioni di euro per rifare tutte le strade di accesso alle università. E questo è un fatto, non è una chiacchiera da marciapiede. Ho trovato la prima isola ecologica e l'ho detto in consiglio comunale, che quella non era l'opera mia, ma ereditata dal sindaco Gallo. Ho anche però detto che la seconda isola ecologica erano stati diversi fondi della provincia che l'amministrazione Fuggio ha recuperato, le gare sono state fatte e non so, mi dicono che dovranno iniziare a fare perché non iniziano i lavori. E tutte quelle altre strade che avrei ereditato, il vecchio dottor Goffredi, so di parlare al tecnico capace e competente, le abbiamo finanziate con la devoluzione dei mutui. Devoluzione dei mutui che io sono riuscito ad ottenere andando per 3 volte a Cassa Deposito e Prestiti e Roma a chiedere alle negoziate che mi venissero a accreditare questi fondi per fare la prima traversa di Viale Roma, per fare la continuazione dei marciapiedi di Via Principe di Piemonte, per finanziare una parte dei marciapiedi di Via Bardoni e per cercare di fare poche benedettissime opere pubbliche, dove in un milione di difficoltà, dove gli uffici erano in affanno, e grazie, lo dico, al netto di non volerlo fare nemico, all'architetto napoletano, siamo riusciti a costruire una sinergia per portare a termine le università, dove ho visto lo strascino di tutti, quelli che su Facebook dicevano non ce la farete mai. Presidente, ma questo te l'ho detto prima che lei lo consentisse, dove noi abbiamo dovuto sudare con il board del, non sanno nemmeno cosa sia, delle università che ci volevano levare il palazzetto, e a fianco mi sono trovato solo la mia amministrazione prima di tutto, ma poi l'architetto napoletano, e grazie a lui che siamo riusciti a raggiungere questo traguardo. Ho visto
visto tanti flash, tanti tagli del naso, che per la loro cosa io ringrazio questa amministrazione. Attenzione, io la ringrazio, non ho ricevuto un grazie, ma fa niente, non si vive, anzi si vive di questo quando non ti fanno di noi, ma va bene così. Io però ringrazio questa amministrazione perché ha tagliato il naso e ha saputo, devo dire, se volessimo creare una collega, è assurdo che alle finali non c'era nessuno, tra sindaci e assessori e quanti altri, un po' dispiaciuto, ma va bene anche questo. L'importante è che le università di Altasoia si sono realizzate e che ora a voi toccherà la cosa e la sfida più complessa, gestire, e avviare le conclusioni non la sentivo prima, Presidente, intervenuto, non la sentivo con tanto zelo. Vabbè, la differenza di altri, io non parlo con cercare di parlare su dei contenuti. Avviandomi quindi alle conclusioni, oggi voi avete una sfida importante, quella della gestione di queste strutture che noi vi abbiamo consegnato completamente modernate. Ora, io non devo passare il tempo a fare, come dire, l'autocelebrazione della mia amministrazione e non voglio pensare al mio, alla mia amministrazione come, diciamo, lo stimolo e lo spunto di questo Consiglio Comunale. La città mi ha bocciato, io ho perso le elezioni, nonostante avessimo fatto in 924 giorni delle cose, le abbiamo raccontate, la città ci ha bocciato. Io sono all'opposizione, ma guarda,